Ultime notizie. Le bandiere sventolano a mezz'asta. Il mondo piange la morte di un'amata monarca. La regina Elisabetta II si è spenta serenamente nel suo castello di Balmoral, in Scozia. Cosa significherà per il futuro del Commonwealth? E cosa c'entra l'operazione London Bridge? Questo è cosa succederebbe se la regina morisse. Dal 1952 il Regno Unito vive sotto il governo della regina Elisabetta II. Questo la rende la sovrana che ha regnato più a lungo nella storia del Regno Unito. Diverse generazioni non hanno mai vissuto con un altro capo di Stato. Nel caso venisse a mancare, è prevista una linea di successione ben definita. Il figlio maggiore della regina, Carlo, principe di Galles, erediterebbe il trono. Il principe Carlo avrà il sostegno dell'opinione pubblica britannica? La fine del regno della regina potrebbe segnare la fine della famiglia reale britannica? Per anni le informazioni su ciò che sarebbe accaduto alla morte della regina sono state strettamente riservate. Ma ormai quei piani non sono più segreti. Il giorno di questo traumatico evento avrebbe inizio l'operazione London Bridge. Un nome in codice come questo non è insolito. Quando il padre della regina, Re Giorgio VI, morì, per il piano fu usato il nome in codice Hyde Park Corner. L'operazione London Bridge stabilisce nei minimi dettagli cosa fare dal momento della morte della sovrana per i successivi 12 giorni di lutto nazionale. Per prima cosa, il segretario privato della regina informerebbe il primo ministro in carica. I funzionari dovrebbero pronunciare, utilizzando linee telefoniche protette, la frase London Bridge is down. Ovvero, il London Bridge è caduto. La notizia della scomparsa verrebbe comunicata agli altri 15 governi di cui la regina è capo di Stato e alle 36 nazioni del Commonwealth, per le quali è stata una figura rappresentativa. Un domestico vestito a lutto affiggerebbe un cartello sui cancelli di Buckingham Palace per annunciare al pubblico la notizia. Tutto il personale della famiglia reale indosserebbe una fascia nera al braccio sinistro. Questa fascia deve misurare 8,25 cm. Da lì verrebbe attivato il RATS, il sistema di trasmissione degli allarmi radio. Questo meccanismo di allarme, risalente all'epoca della Guerra Fredda, era stato progettato per resistere agli attacchi alle infrastrutture nazionali. La diffusione televisiva avrebbe inizio. I media inglesi, per prepararsi a questa situazione, finora hanno utilizzato il soprannome Mrs. Robinson per riferirsi alla regina. Tutti i canali principali interromperebbero la regolare programmazione e i presentatori vestirebbero di nero. Ma grazie ai social media è molto probabile che lo verresti a sapere ben prima. La notizia della morte della regina apparirebbe rapidamente ovunque. Può sembrare macabro, ma i media hanno già pianificato giorni di servizi e contenuti, compresi i necrologi, pronti per la diffusione. Se in quel momento dovessi trovarti su un aereo, riceveresti la notizia dal pilota. Non potresti guardare alcun programma comico serale, non andrebbero in onda fino a dopo il funerale della regina. Il corpo della regina rimarrebbe a Buckingham Palace per 10 giorni. La famiglia trascorrerebbe del tempo insieme, ma per il nuovo sovrano non ci sarebbe molto tempo per elaborare il lutto. Il giorno successivo alla morte della regina, alle 11 del mattino, il principe Carlo verrebbe proclamato re. Il decimo giorno, i funzionari di tutto il mondo parteciperebbero ai funerali della regina nell'abbazia di Westminster. Sarebbe una giornata di lutto generale e centinaia di migliaia di persone si recherebbero a renderle omaggio. Quel giorno, anche il mercato azionario britannico rimarrebbe chiuso, una decisione solenne che potrebbe costare all'economia miliardi di sterline. Naturalmente, questo piano tiene conto di ciò che accadrebbe se la regina venisse a mancare a Londra. E se per caso morisse all'estero? C'è un jet della Royal Air Force sempre pronto a entrare in azione. Esso trasporterebbe la bara temporanea per riportare il corpo della regina a Londra. Dopo quasi 70 anni di regno, la vita sotto un nuovo monarca porterebbe sicuramente a dei cambiamenti in tutto il Commonwealth. Diverse nazioni potrebbero decidere di rompere definitivamente i legami con il Regno Unito e diventare repubbliche a tutti gli effetti. I sovrani potrebbero addirittura essere sostituiti da capi di Stato eletti a rotazione. Ma i piani dell'operazione London Bridge sono tanto elaborati
ricchi di dettagli e sorvegliati quanto la vita della famiglia reale. Nulla viene lasciato al caso e ciò fa pensare che il futuro della monarchia sia ancora solido. Tuttavia, dopo la morte dell'amata regina Elisabetta, ogni cosa potrebbe cambiare. A volte, chi è al potere si rifiuta di attenersi alle regole, ma questa è una storia per un altro. Cosa succederebbe se... Ehi, se ti è piaciuto questo episodio, clicca mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato e per non perderti il meglio di Cosa succederebbe se...